Amministrazioni aperte che dialogano tra loro e scambiano dati per consentire a cittadini e imprese, non solo nazionali ma di tutta Europa, di usufruire di servizi pubblici online. Si chiama Quadro Europeo di Interoperabilità, o EIF, European Interoperability Framework, quello messo a disposizione dalla Commissione europea per aiutare le amministrazioni pubbliche a coordinare gli sforzi di digitalizzazione nel rilascio di servizi online. È importante che i cittadini e le imprese forniscano propri dati alla pubblica amministrazione una sola volta, che le pubbliche amministrazioni a quel punto siano in grado di interagire tra di loro per scambiarsi dati, così che cittadini e imprese possano usufruire dei servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione di cui hanno bisogno, che possono essere certificati per i cittadini, possono essere autorizzazioni per le imprese, in qualunque posto, per qualsiasi amministrazione, sia a livello nazionale che a livello europeo. Anche l'AGID, l'Agenzia per la Digitalizzazione, è impegnata per favorire l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni italiane. Per noi dell'Agenzia dell'Italia Digitale è molto importante come programma perché ci consente di riagganciare i temi di interoperabilità che sono inclusi nel piano triennale della pubblica amministrazione con gli aspetti europei. EIF riguarda tutti coloro che progettano, sviluppano ed erogano servizi pubblici in Europa, poiché definisce i requisiti minimi necessari per l'interoperabilità, fornendo metodologie, modelli e strumenti. Proprio all'architettura di riferimento dell'EIF e agli strumenti che mette a disposizione, è dedicata la giornata informativa organizzata il prossimo 2 aprile da AGID in collaborazione con il centro Europe Direct, ospitato presso Forum SPA. L'evento ha l'obiettivo di cominciare ad avvicinare tutti i referenti delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale con questa tematica. Durante l'evento si parlerà di architettura di riferimento europea per l'interoperabilità attraverso un caso d'uso reale. Ed è una delle tappe che abbiamo pensato per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni e i cittadini in generale su questo tema. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi entro le ore 15 del 1 aprile sul sito www.eventipa.formez.it. Per maggiori informazioni consultare il sito www.formez.it o inviare una mail a europedirect@formez.it.